Arriva sul social network Facebook la riconferma della fiducia da parte del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi al coordinatore del PD del Vallo di Diano Domenico Cartolano. A conclusione di una giornata di certo convulsa per il PD valdianese, Landolfi, poco prima della mezzanotte di ieri, ha riconfermato la fiducia a Cartolano sulla sua pagina Facebook. Mimmo Cartolano, scrive Landolfi, sta coordinando bene il partito del Vallo di Diano perché non rappresenta una corrente ma un collettivo, fatto di confronto interno, donne, uomini, storie, percorsi e risultati. Articolo 1. All'esterno si attaccano gli avversari. Mimmo continuerà il suo lavoro più forte di prima. In pratica, oltre a confermare Cartolano, Landolfi tira le orecchie a chi, appartenente al PD, in queste ultime ore ha criticato l'operato dei sindaci e degli amministratori PD del Vallo di Diano, ricordando loro, tra le righe, che i panni sporchi si lavano in famiglia. Cartolano aveva rimesso la propria carica nelle mani del segretario provinciale nel corso di una telefonata svoltasi ieri mattina in seguito alle aspre critiche ricevute da Rosvelli Aragone sull'operato del PD nel Vallo di Diano, nella vicenda degli avvicendamenti degli organi sovracomunali, in particolare della comunità montana Vallo di Diano. L'Aragone aveva chiesto le dimissioni del presidente della comunità montana Raffaele Accetta e del coordinatore del PD del Vallo di Diano Domenico Cartolano. Una cosa è certa, almeno uno degli aspetti del renzismo, quello di essere social, ha fatto breccia anche nella politica del Vallo di Diano. Sul social network Facebook, infatti, nelle ultime 24 ore sono state postate sia le forti critiche all'operato del PD del Vallo di Diano da parte non solo di Rosvelli Aragone ma anche di altri esponenti territoriali del PD come Angelo Bitorzole di Montesano e Settimio Rienzo di Padula, ma anche la risposta alle critiche e la riconferma della fiducia a Cartolano da parte del segretario provinciale Landolfi.